Daniela, ci sei? Ci Come ho sono. detto, è titolare della nostra agenzia Toscano di Brindisi. E lei è entrata a giugno del 2019 e viene da un'esperienza presso un altro gruppo in franchising. E quindi volevo sapere da te, Daniela, che differenza Sì, hai trovato? certo. Qui ho trovato, ecco, io ovviamente prima di aprire poi la mia agenzia avevo già un parametro di riferimento, quindi ho cominciato a guardarmi intorno, mi è incuriosito Toscano perché non so, anche a livello di stile, non so, nella comunicazione mi ha sempre comunicato un certo stile diverso un po' dagli altri e mi sono resa subito conto che comunque ci sono delle differenze sostanziali. E prima di tutto una presenza proprio dell'azienda importante, dove dell'azienda intendo sia la presenza di chi poi diciamo svolge i lavori un po' che solo ufficio marketing, ci sono sempre molto a fianco, sono vicini, ma anche voglio dire l'amministratore delegato, quindi cioè, c'è un punto di riferimento continuo e costante, non si è soli nella rete che si crea con le altre agenzie. Cioè, io per esempio ho gestito una vendita con Interscambio, con un'agenzia di Milano che aveva un cliente su Milano che aveva una proprietà a Gallipoli, con l'Interscambio l'abbiamo gestita benissimo, quindi diventa anche un'opportunità anche di lavoro in più, dove nel senso è tutto, tra l'altro la cosa molto importante è che è tutto disciplinato, cioè nel senso io so che se faccio un Interscambio ho quella percentuale di provvigione, quindi non sorgono inconvenienti, non sorgono problemi e quindi ecco proprio un'organizzazione capillare e questo è tipico di un'azienda che vuole migliorare e vuole crescere. E poi anche un'azienda che, diciamo, sebbene io possa ritenermi quasi una delle ultime arrivate, comunque dà delle possibilità di crescita. Perché questa è una cosa molto importante. L'azienda mi ha dato anche la possibilità di esprimere formalmente la mia preparazione o il percorso che io sto facendo. E per esempio scrivo anche sul blog, no, della Toscano. Questo per le mie anche attitudini personali è un elemento di gratificazione, cosa che secondo me non esiste da nessuno. Parte perché i franchising sono delle piccole cellule che gravitano intorno a un marchio che danno servizi, però poi la questione si esaurisce lì. Ma un'azienda seria non è solo questo, ecco, io ho trovato questo. Ci tenevo a sottolineare l'aspetto che riguardava appunto l'interscambio. Anche l'altro giorno parlavo con Francesca, con te, Francesca, lì ad Avezzano, e mi dicevi: ho acquisito degli incarichi e li ho trasferiti su Roma per la vendita, viceversa. Ho sentito adesso da te, Daniela. Ecco, il vantaggio di essere affiliati ad un brand come il nostro è anche questo: avere un'agenzia locale e immediatamente avere però una dimensione a carattere nazionale e poter gestire anche un immobile da Milano a Gallipoli, insomma, no? Ecco, quindi questo è anche uno dei vantaggi del franchising.